Il viaggio è un moto perpetuo. Ci ha preceduto, ci accompagnerà nella nostra vita e continuerà a riempire la vita di altri. Le mete, infatti, non si esauriscono, perché in ogni viaggio cambia ciò che vediamo e cambiamo noi. È l'andare che non si ferma. Le pause servono solo per sognare altre mete, per guardarci intorno, per scoprirci dentro. Ma poi il cammino continua, lungo strade a volte isolate, a volte già battute, a volte lontane, a tratti familiari oppure difficili, tortuose, ma sempre appaganti. Il viaggio inizia prima di fare le valigie. In alcuni casi non è neppure necessario portarsi nulla dietro. Anzi, più si viaggia leggeri, più c'è spazio per riempirsi gli occhi di immagini, di suoni, di sapori, di brezze e di silenzi. Il viaggio inizia sempre per necessità, quella di capire, quella di scoprire. Noi siamo quelli che viaggiano, quelli che tornano e poi ripartono. I racconti di mio padre hanno sempre alimentato il mio immaginario sin da piccolo. Invece di parlarmi di favole, mi raccontava del deserto. Inviato in Libia per fare il servizio militare nel 1936, fu mandato a comandare un fortino nel profondo sud della Libia, 2000 km dal Mediterraneo, nel forte di Ubari, che era lungo l'Uadi e la Jal, una zona fuori dal mondo, anche se nel passato è stato un corridoio importante dei commerci fra il Mediterraneo e l'Africa nera. I suoi racconti mi avevano sempre entusiasmato, incontri, inviti negli accampamenti Tuareg di passaggio, escursioni a cammello fra le dune, assistenza e esplorazione insieme a cartografi e ricercatori in aree sconosciute del deserto. Negli anni '80 inizio ad esplorare queste aree del deserto sudanese, il deserto del Bayuda, il deserto nubiano, il deserto occidentale. E dato che non esistevano nessun tipo di documentazione, mi sono appoggiato alle relazioni dei primi esploratori inglesi degli anni del 1920-1930 che trovai presso la Royal Geographical Society di Londra. Nel 1984 poi fui selezionato per partecipare al Camel Trophy e insieme al mio compagno di avventura abbiamo vinto e siamo stati i primi italiani a vincere questa particolare competizione, che non era una specie di Parigi-Dakar, ma era una competizione basata sulla survival, sull'abilità di risolvere dei problemi in mezzo alla foresta amazzonica del Brasile. Questo momento di celebrità, diciamo, mi ha aperto delle porte e decisi di aprire la prima agenzia di viaggi che si chiamava Dune Viaggi, dove potevo svolgere questo lavoro di viaggi esplorativi portando a passeggio, diciamo, nel deserto clienti avventurosi che amavano scoprire queste zone che allora erano veramente molto poco conosciute. Dopo una parentesi con un tour operator in società con un tour operator italiano, nel 1999 assieme a mia moglie Elena fondiamo i Viaggi di Maurizio Levi. E oggi sono lieto di poter celebrare i 20 anni di questa attività, grazie anche ai numerosissimi viaggiatori che hanno apprezzato sempre di più nel tempo questo stile di viaggio che noi offriamo con itinerari particolari. Nello stesso 1999 creiamo in Sudan la società Italian Tourism Company, dove siamo stati dei pionieri, perché siamo stati i primi a creare questa attività turistica in questo paese, e abbiamo portato a esplorare questo interessantissimo paese così poco conosciuto viaggiatori non solo italiani, ma anche di molte altre nazionalità.